Dall'Italia all'NBA, da coach a manager, Gianluca Pascucci ospita all'Università di Urbino grazie alla Scuola di Scienze Motorie per parlare della sua storia, un percorso partito a Pesaro per poi arrivare a Milano e realizzare il suo grande sogno arrivando negli Stati Uniti. Tante le tappe della sua carriera, quali possono essere, diciamo, i punti più importanti che ricorda anche con più piacere? Beh, sicuramente ho iniziato nella Scaolini, ovviamente, come allenatore, poi come dirigente. La squadra della tua città rimane sempre qualcosa di indimenticabile. Poi il passaggio anche a Milano, che ovviamente con l'Olimpia la società più prestigiosa nel panorama internazionale, anche internazionale. Poi sono passato agli Houston Rockets e poi Brooklyn Nets e ai Timberwolves con ruoli dirigenziali, quindi devo dire che in ogni tappa ho trovato qualcosa di interessante da apprendere, da imparare per cercare di migliorare me stesso, e questo è quello che tutti quanti dovrebbero fare nella propria professione, credo. Siamo qui all'Università di Urbino, chiamati da Scienze Motorie, un esempio virtuoso di un'attività fatta nello sport, un esempio per i ragazzi che sono qui all'università e sono appunto nel settore, nello studio del settore sportivo. Sì, è un piacere essere qui a Urbino, tornare a casa nella mia regione, nella mia provincia, e avere la possibilità di interagire con questi ragazzi che, come sappiamo, sono il nostro futuro, e quindi la possibilità di magari dare loro qualche indicazione sulla base delle mie esperienze sicuramente è un'opportunità intrigante, ed ecco che sono qua. Quali saranno i consigli, quali sono i consigli che darà a questi giovani per il loro futuro, per lavorare in quello che stanno studiando nello sport? Io credo che bisogna anche sognare, no? Ogni tanto ce lo dimentichiamo questo, e credo che sia un qualcosa che fa parte un po' della nostra indole italiana, che siamo un po' a volte pessimisti, e perché no? Alla loro età io sognavo di arrivare dove sono in questo momento, magari non capita proprio a tutti, ma perché toglierci questo sogno, questa idea dalla mente, ecco. Sono degli anni importanti per la Facoltà di Scienze Motorie e questo seminario di questa mattina qui all'Università di Urbino, nonostante il brutto tempo, show must go on, come succede anche nello sport. Beh sì, direi che abbiamo preferito utilizzare questa occasione di avere Gianluca Pascucci con noi, sapendo delle problematiche degli studenti che sono impegnatissimi negli esami e avendo visto poi il problema della neve che ha un po' bloccato le cose, però dato che la finestra di presenza in Italia di Gianluca Pascucci era molto breve, abbiamo preferito ugualmente avere questo confronto. E Gianluca Pascucci è un personaggio pesarese di alto livello, di alto profilo nella pallacanestro italiana e oggi americana nell'NBA, quindi è sicuramente una voce che ci piaceva far ascoltare. Io personalmente ho lavorato con lui nell'Olimpia Milano per alcuni anni, per cui conosco molto bene la professionalità e la preparazione di Gianluca. I laureandi e laureati di Scienze Motorie è un supporto importante a quelli che sono le figure mediche del mondo dello sport. Sì, assolutamente, anche nella mia esperienza sia con la VL Basket Peso sia con la Nazionale Pallavolo Maschile ho continuamente a che fare con laureati in scienze motorie che hanno assunto il ruolo di importante o come preparatore atletico, preparatore fisico o come tecnico analista delle prestazioni o come esperti dell'alta prestazione in questo ambito, negli sport di squadra ma anche negli sport in generale, e diciamo che è un ruolo particolarmente delicato perché è una specie di trade union tra il settore sanitario, quello di cui io di solito sono responsabile nella realtà in cui lavoro, e il settore tecnico, gli allenatori, quindi diciamo che le competenze dell'autoscienziamento sono particolarmente enfatizzate in questo settore, in questo ambiente.